Insieme all'aria, l'acqua è il bene indispensabile alla vita sul nostro pianeta. Fin dagli albori della sua esistenza, l'uomo ne ha riconosciuto l'importanza e ha messo dei e ninfe a guardia delle sorgenti e dei fiumi, consapevole di quanto fossero importanti per la propria sopravvivenza. Di pari passo con l'avanzare del progresso, questo rispetto è andato via via perdendosi. Ai fiumi sono stati deviati i corsi naturali, con l'arrogante presunzione di poterli controllare, e molte risorgive sono state cementificate, spesso con risultati disastrosi. L'antico paesaggio si è tuttavia conservato inalterato in alcuni tratti della pianura lombarda, solcati dal fiume Ticino. Cascine di pregevole fattura, circondate da prati e boschetti, testimoniano il passato agricolo della zona. Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato significative tracce nelle pregevoli opere di canalizzazione delle acque tuttora esistenti. Nel Medioevo, i contadini e i monaci delle abbazie padane perfezionarono una tecnica di coltivazione foraggera locale, la marcita, che permetteva di ottenere il doppio dei raccolti allagando i prati in inverno. Dagli anni 60 in poi, quella secolare coltura venne abbandonata e sostituita da quella più redditizia del Gran Turco. Di conseguenza, negli allevamenti di bestiame, l'erba fresca e il fieno cedettero posto al mais. Oggi, delle marcite storiche rimangono poche centinaia di ettari. Tuttavia, grazie a persone lungimiranti, la loro coltivazione è in alcune zone in ripresa. Anche il benessere degli animali da fattoria è sempre più un impegno sentito da un numero crescente di allevatori, consapevoli di quanto possa essere fonte di sofferenza costringere un essere vivente a condurre un'esistenza contraria alla propria natura. A Ozzero, Marco ha deciso di dedicarsi alla coltivazione della marcita nella cascina di famiglia, convinto dell'importanza di questa tecnica antica. Le marcite qua ci sono sempre state. Col tempo sono state un po' abbandonate e con l'idea di fare il formaggio giallo abbiamo ripreso un pochettino la coltivazione coi prati a marcita, quindi imparare bene le tecniche per produrre questo tipo di erba e chiaramente per riscoprire un po' le vecchie tecniche che utilizzava mio nonno, che ha riuscito a fare anche mio papà. Io prima lavoravo da un'altra parte e quando c'è stato bisogno sono rimasto in cascina a casa e pian pianino, giorno dopo giorno, passione per la marcita, passione per le piante, per i fiori, per gli animali, tutto questo meccanismo mi ha portato su questa strada e ad acculturarmi e a trovare e vedere che la strada che sto percorrendo è la migliore secondo me. Io mi sento in contatto con la natura, mi sento parte di questa natura. Che sia estate, autunno, primavera, inverno, mi sento sempre parte perché c'è sempre qualcosa di bellissimo, che sia il fiocco di neve, che sia l'ape, che c'è, ci sono tante piccole cose che mi appassionano. Dico, ma quanto è bello essere qua in mezzo a questo posto, questo paesaggio, è bellissimo. Quindi automaticamente mi porta ad appassionarmi veramente a tutto, al filo d'erba, cioè a capire le erbe più buone, tutte le erbe ti aiutano, quindi quando aiutano, visto che ci curano anche a noi, curano anche gli animali, e vedere e scoprire questa cosa qua è bellissimo. Non si può mai sapere. Io adesso sono qua, sono talmente appassionato che questa passione qua mi porta veramente a fare tantissime cose.
da ricercare l'erba migliore, da dare da mangiare alle vacche per fare il latte migliore, a ricercare, non so, erbe particolari o reinserire delle erbe per avere dei prati più rigogliosi. Ci sono tante erbe che aiutano a far star bene le vacche. Lo vivo giorno dopo giorno, quindi sicuramente è un onore portare avanti la tradizione di famiglia. Gli animali ci capiamo. No, con gli animali è una bella sensazione, cioè soprattutto riuscire a capire un animale che non ti sta parlando, magari da uno sguardo, dal pelo, se è più lucido. È particolare, bisogna provarlo, sembra tutto banale ma non è così. Che sia una gallina, che sia una vacca o un cavallo, poi avendo a che fare con gli animali ci sono i parti, essere partecipe sempre di un grande avvenimento è molto particolare. Per decenni, al fine di perseguire la massima produzione di latte, gli allevamenti intensivi hanno messo al bando l'erba di marcita. Anche i consumatori hanno inconsapevolmente contribuito a privare le vacche del loro naturale alimento, con l'esigere latte e burro candidi, come se ciò fosse di per sé indice di purezza e salubrità. Luca, fratello di Marco, gestisce il caseificio della cascina e si sta adoperando con passione per dimostrare quanto tale convinzione sia in realtà sbagliata. La scelta di fare il formaggio con vacche che sono alimentate a erba fresca è data soprattutto da avere una caratteristica che identifica il nostro formaggio. All'interno dell'erba troviamo tantissime essenze floreali, tantissime essenze erbacee che la vacca assimila e lo ritroviamo all'interno del formaggio. Difficile da fare perché non ha tantissima resa, la gente un po' magari al primo tempo era un po' dubbiosa, ma una volta che iniziano a capire come viene fatto, sono contenti di assaggiarlo e per loro veramente è un'emozione. C'è un rapporto reciproco tra noi e l'animale, tra noi e l'agricoltura, e un equilibrio sostenibile che in armonia ci porta a ottenere un prodotto di alta qualità. La vacca quando mangia l'erba sta bene, e se una vacca sta bene il latte che produce è molto molto buono, quindi fa bene. Non torneremo mai indietro perché è una scelta giusta a livello sia salutare per le nostre bestie, sia salutare per il nostro formaggio, ma salutare anche per noi. Rispettiamo i cicli della natura, quindi è un equilibrio tra tutti gli animali, tra la terra e l'uomo, che è fantastico. Grazie ai beta-caroteni contenuti nell'erba fresca, durante la lavorazione il latte ha acquisito la colorazione tendente al giallo e le caratteristiche tipiche di quello di malga. La differenza è che grazie alla marcita, formaggi così straordinari si producono anche fuori stagione e in pianura. Il mio stato d'animo è di soddisfazione, perché sto toccando una materia prodotta da un animale, gli sto dando un valore. E questo prodotto che io tocco con le mie mani diventerà un formaggio che tante persone potranno assaggiare e capire che quel formaggio l'ho fatto io. Quindi soddisfare, anche perché una volta che si assaggia il formaggio si fa magari un sorriso, una smorfia, comunque un apprezzamento. Quindi crei un'emozione, dai un'emozione, e quello mi fa stare molto bene. Anche la stagionatura ha grande importanza nella produzione di un buon formaggio ed è evidente la cura che Luca mette in questa fase. Ho voluto fare il casaro che mi dava la possibilità di capire da una materia viva che era il latte arrivare al formaggio.
e vedere tutto quello che ci sta dietro, quindi la lavorazione, la maturazione, la cura per il formaggio, per arrivare poi a quello che sono i prodotti stagionati, dove li coccoli fino a quando li apri per poter vedere il tuo risultato. C'è da svegliarsi presto la mattina, non ci sono giorni di vacanza, lo si fa per passione di quello che sto facendo, quindi la caseificazione e il mio rapporto con l'agricoltura. Non mi pesa assolutamente affatto, anzi ne sono molto, molto fiero e ne vado orgoglioso. È arrivato il momento di far uscire le vacche dalla stalla perché possano godersi il pascolo all'aria aperta. La gioia dimostrata da vacche adulte che saltano e giocano come fossero vitelli ci fa capire quanto sia indispensabile allevare gli animali nel rispetto delle loro esigenze naturali, evitandogli inutili e penose sofferenze. Una vacca felice è fonte di benefici anche per la salute umana, perché il suo latte è privo delle tossine che una vita stressante produce. Il ciclo di coltivazione della marcita inizia nei primi giorni di ottobre, quando i campari, che hanno ereditato la centenaria tradizione del governo dei canali irrigui, si riuniscono per aiutarsi nella preparazione dei terreni da allagare. A Robecco sul Naviglio si sono ritrovati per la pulizia delle fossette, all'interno delle quali scorrerà l'acqua captata dai canali o dai fontanili. Con la forca, aspetta, ecco, Giovanni la prende lì, il mucchietto, che la fa il gigetin. Utilizzano attrezzi che sono gli stessi da secoli: badile, falce e rampino. Ecco, magari vi più sei avanti, vi più sei andrei. La presenza di grossi lombrichi è il sicuro segno che i terreni delle marcite si sono conservati integri, fertili e incontaminati. Cioè, di solito le vedi abbastanza piccole. Fischia? Ah no, ma è l'ombrico, l'ombrico grosso. E ce l'ha 200 anni questo. Infatti stavo dicendo, quanto tempo ci avrà? No, il lombrico è molto grosso, benché il terreno di marcita è molto fertile. Le marcite sono candidate al riconoscimento di paesaggio rurale storico d'Italia. Sono paesaggi straordinari, soprattutto considerando la loro vicinanza a Milano, un'area metropolitana tra le più densamente abitate in Europa. All'interno di essi, uomo e ambiente convivono in equilibrio, quell'equilibrio che l'agricoltura intensiva ha perduto, ponendo l'uomo contro la natura. Un'altra attività fondamentale nella preparazione della marcita è la manutenzione dei chiusini di legno che regoleranno il flusso dell'acqua nelle fossette. Talvolta le tavole devono infatti essere riparate o sostituite, così che lo sbarramento possa continuare a svolgere il compito che gli è affidato. Anche una paratoia in apparenti buone condizioni può avere bisogno di un ritocco. I lunghi mesi di esposizione agli elementi ne hanno modificato la struttura, non molto, ma quanto basta a impedire che possa scorrere nelle guide.
Alcuni precisi colpi di raspa risolvono rapidamente il problema. Il lavoro è terminato. I campari fanno un ultimo controllo per verificare che tutto sia in ordine. Nei prossimi giorni, anche nelle altre marcite, saranno controllati e ripristinati canaletti e chiuse, affinché l'acqua possa avere il giusto corso. L'inverno si avvicina ed è tempo di allagare i prati. A Ozzero vi è ancora l'antico mulino del Maglio, luogo dove si forgiarono le chiavi dell'uomo di Milano. Quella del Maglio è la marcita più antica, coltivata già nel 1188. Marco è venuto per posizionare le paratoie in legno e azionare la chiusa metallica, in modo che, sbarrando l'uscita delle gore, l'acqua sia costretta a prendere la via della marcita. Nel giro di alcune ore, l'acqua riempie i fossetti, per riversarsi poi nei prati e sommergerli, sottile e regolare come una lamina, giusto in tempo per un importante evento che sta per tenersi proprio qui. Per sensibilizzare agricoltori e consumatori sull'importanza delle marcite, da tempo il Parco del Ticino ha messo in atto progetti volti alla loro conservazione. Uno di questi è il Corso per Campari, finalizzato a preservare il patrimonio intangibile di quell'antica sapienza e a favorire il passaggio del testimone tra generazioni, accrescendo nel contempo la partecipazione della cittadinanza. Responsabile del progetto è Michele, appassionato agronomo del parco. Pietro, vai dopo. Marco qua. Dividetevi in maniera più o meno equilibrata. È un risparmio di acqua, perché quest'acqua non viene da acquedotto o da pozzi, ma viene dalle montagne, dai ghiacci, dalle nevi che si sciolgono sulle nostre Alpi, scendono nei laghi e poi vengono convogliate sui canali principali. E questo è da 500 anni ormai che è così. Quest'acqua scorre anche d'inverno e quindi anche durante il periodo delle marcite. Ma se non viene fermata e portata proprio nelle marcite, non va a ricaricare la falda e viene persa nel Po e nel Mar Adriatico. E quindi è proprio uno strumento per tenere l'acqua in loco, renderla disponibile per tutto l'ecosistema e poi anche per le colture primaverili dell'agricoltura della pianura. Allora, vediamo qua l'acqua come esce. Qui vediamo che l'acqua non esce, allora si fa questo lavoro, si schiaccia, si sta lì coi piedi. Ok, dai, prova. La marcita è una cultura antichissima, tipica di queste zone. La Lombardia e Milano sono cresciute dal punto di vista dell'agricoltura proprio grazie alla cultura della marcita, all'erba che producevano. È la nostra storia, la storia della Lombardia. Se perdiamo questa storia, perdiamo dei valori importanti, dei valori di paesaggio rurale ben precisi, compatibili con la presenza dell'uomo. Il Parco del Ticino ha lavorato tanto in questi anni, in questi ultimi 40 anni ormai, per conservare qualche lembo di questo paesaggio. Se fai le buche, poi l'acqua è allo stesso punto di prima. Non basta mantenerle come un museo, stiamo cercando di coinvolgere le persone, di coinvolgere gli agricoltori che hanno bestiame, quindi l'allevamento delle vacche da latte principalmente, in maniera da aiutarli a riprendere l'uso dell'erba e del fieno di marcita e rimetterlo in razione alimentare. Se noi riusciamo a rimettere in funzione questo sistema di alimentazione, riusciamo a imitare quel grande prodotto che è il formaggio di montagna, che è basato sul pascolo e quindi sull'erba verde, che ha delle qualità molto sane, molto salubri per l'uomo.
il latte che arriva dall'alimentazione verde, e quindi il formaggio, i derivati, gli yogurt e così via, hanno un leggero colore giallo. Il consumatore di questo ha paura. In realtà è esattamente quel colore che ci dimostra che ci sono presenze di acidi grassi insaturi, di elementi anticolesterolici, di componenti anticolesterolici e antiossidanti importanti per la salute dell'uomo. La salute dell'uomo ci guadagna alimentandosi di questi formaggi. L'esempio che ho davanti tutti i giorni, proprio parlando con gli agricoltori, è proprio un gesto, è una frase che loro dicono. Loro spesso vengono da me e mi dicono, fanno questo gesto e dicono: qua un tempo erano tutte marcite. Ed è la verità. Qui ne vediamo una, ne abbiamo vista una, per esempio, ma era veramente tutto marcite qua intorno. Nel dialetto, diciamo, milanese si chiama vangata bugiarda, nel senso che è una vangata ma non vera, è simulata, nel senso si alza il cotico, si toglie la terra un po' sotto, poi si rimette la cotica ancora sopra. Secondo me la marcita è l'esempio migliore di quell'integrazione tra agricoltura e il rispetto della natura, il rispetto dell'ambiente, perché riesce a fornire un prodotto e quindi un reddito all'azienda agricola, a testimoniare la storia del paesaggio rurale, delle nostre zone, e contemporaneamente però è rispettosissima dell'ambiente. La marcita è un terreno sul quale per decenni nessuno è intervenuto con aratri, trattori, e quindi mantiene proprio una biodiversità in sé vegetale, di anfibi, di insetti e poi di uccelli che la frequentano soprattutto d'inverno, quando viene sommersa e quando è gela il terreno, invece il terreno della marcita resta umido e non gela, e quindi accoglie queste specie molto rare anche di uccelli. Qui invece c'è un pochettino di acqua già leggermente abbondante, va bene, io troppo. Il mio lavoro ormai al parco è in buona parte un lavoro d'ufficio, perché purtroppo con gli anni assumi delle responsabilità ed è necessario questo. Però spesso cerco di uscire sul territorio, perché è importantissimo il contatto con gli agricoltori e col territorio, e ammetto che uno dei momenti in cui fuggo dall'ufficio proprio è per andare in una marcita. Trovo in quel momento un po' di calma e tranquillità, sentendo anche, non so, il rumore dell'acqua che scorre, il silenzio. Provo a recuperare un po' di energie per tornare poi ad affrontare le problematiche, i problemi e le attività di tutti i giorni. L'inverno è infine giunto e con sé ha portato le prime gelate. L'acqua delle marcite conserva una temperatura superiore a quella dell'aria. Il sole appena sorto ne trae un vapore sottile che dà al paesaggio atmosfera di fiaba. Marco si sta recando ad Abbiategrasso, alla cascina di un amico che, come lui, si chiama Marco. Marco I, essendo più attempato, esperto camparo, che gli dà spesso indicazioni pratiche sulla corretta gestione della marcita. Qua attorno, fino a 40 anni fa, erano tutte marcite. Noi abbiamo sempre avuto vacche da latte, perciò la marcita in questo territorio era fondamentale. Poi purtroppo a fine anni 80 l'industria casearia che ci ritava il latte ci ha vietato di dare l'erba alle mucche, perché quando tu dai l'erba alle mucche il latte diventa piuttosto giallo. Praticamente il caseificio diceva: gli dai l'erba alle mucche, il burro che esce non è più bello bianco e non riusciamo a venderlo. E ci hanno mandato, un bel giorno ci arriva una raccomandata dicendoci che se continuavamo a dare l'erba alle mucche non ci avrebbero ritirato il latte. E da lì la valutazione è stata quella: o ci modernizziamo, cioè facciamo una nuova stalla con questo nuovo sistema di alimentazione, oppure abbandoniamo.
all'inizio l'idea era fare quella di fare la nuova stalla, poi purtroppo mio padre ha avuto dei problemi di salute, mi sono trovato un giorno all'altro qui da solo in azienda e lì la decisione di abbandonare le vacche latte. Ciao Marco! Ciao Marco, dove vuoi? Oh, mamma. Come va? Che spavento! Bene! Cosa c'è da fare qua? Qui c'è da guardare, vedi lì che esce troppo acqua? Sì! Lì, portali, mettili un po' di terra, lì ci diamo. Qua. Sì, prendi sotto. Ecco, butti via, poi pesta bene. Io ho sempre dato una mano in azienda da quando ero ragazzino, da quando avevo 7-8 anni, un po' anche perché c'era questa esigenza. Mi mettevano sul trattore e dicevo tu vai, non arrivavo neanche a schiacciare i pedali, però era un'esigenza che a quei tempi c'era. Poi una volta che io ho terminato gli studi, mi sono diplomato e sono stato richiesto in un'azienda qua vicino. Sono andato a fare il colloquio, poi quando mi hanno detto devi fare 8 ore qua in ufficio, io ho detto no, ma voi siete matti. E da lì ho deciso di rimanere a lavorare in azienda. Mia mamma contraria a questa mia scelta, e invece mio padre, non ha mai espresso una volontà, lui era molto taciturno su queste cose. È stata una mia decisione, ecco, quella di rimanere qua. Così va già meglio. Adesso sì. Vediamo l'indietro. Ok. Se c'è un certo livello. Vediamo se... Okay. Ci vorrebbe una sicella di 2 dita. Ok, dai. Bella nell'angolo là. Ci sono là delle assicelle, ne porti qua una, la mettiamo giù. Ok. Là. Dai. E il ricordo più bello perché erano quei rari momenti in cui ero a stretto contatto con mio papà. E così mentre lavoravi, mentre sudavi, e così ti raccontava storie, ed erano quei pochi momenti in cui c'era la possibilità di avere un po' questo dialogo, ecco, perché altrimenti tutto il lavoro della giornata così, anche a mangiare, difficilmente riuscivamo a far combaciare gli orari, e invece qua era appunto uno di quei momenti molto belli, molto... Marco, da 2 o da 4 dita la setta! Da 2 t'ho detto! Sì. Allora. Innanzitutto bisogna capire perché sono scomparse le marcite e le motivazioni sono tantissime. Io ho una che reputo molto importante, quando negli anni 70 qui i vecchi agricoltori qui della zona hanno deciso di andare via a lavorare e qui sono arrivati tanti, noi li chiamavamo stranieri, ma tante famiglie bresciane, lodigiane, cremasche. Il loro primo lavoro che hanno fatto è stato eliminare le marcite, proprio perché non sapevano come condurle. Questo è stato uno dei grossi problemi. Il futuro è quello, oramai troviamo delle piccole realtà come quella di Marco II, dove una piccola realtà con un loro mini caseificio, dove riescono a trasformare loro il latte che producono, può essere l'unico sviluppo per portare avanti l'idea della marcita. Ecco. Anche lì Marco, il sì. Vicino lì che ne esce acqua. Sei qua da solo oggi? Io lo faccio perché mi piace, perché a me piace ad esempio questa stagione mettermi qua il mattino quando fuori non sai cosa fare, fare il mio giro in marcita, vedere gli animali che ci sono dentro. E poi mi piace perché noi qua abbiamo sempre tanti ragazzi, tante scolaresche che vogliono vedere appunto la marcita, capire il senso della marcita. Ok, andiamo? Oggi sei a posto. È stata proprio una bella giornata, Ho imparato un sacco di cose. Adesso ci meritiamo la merda. Certo. Bel panino col salame. Addensamenti scuri all'orizzonte annunciano l'incrudirsi della temperatura. Presto le fredde correnti occidentali stenderanno un velo gelato sulla campagna del sud-ovest milanese. L'umida nebbia tramutata in ghiaccio ha ricoperto gli steli, trasformando ogni cespuglio in un candido albero di Natale.
annunciata dalla galaverna, ecco scendere la neve. Si direbbe che gli animali nella cascina di Luca e Marco mostrino meraviglia. I fiocchi bianchi sono cosa nuova per molti di loro, dato che un tempo consueta la neve si è fatta rara a causa dei sempre più evidenti cambiamenti climatici. Il terreno si ricopre rapidamente di una soffice e gelida coltre bianca. Per gli animali selvatici è ora difficile procurarsi il cibo. Ma le marcite, vere e proprie isole verdi in un oceano bianco, vengono in loro aiuto. L'acqua, in costante scorrimento, si mantiene al di sopra dello zero e, non gelando, impedisce alla neve di aderire al suolo. Inoltre la sua temperatura invita larve e lombrichi a salire in superficie. I prati allagati attirano così innumerevoli uccelli, che altrimenti rischierebbero di morire per il cibo divenuto scarso, proprio quando il loro corpo ha invece bisogno di maggiori energie per resistere al gelo. Oltre agli uccelli di piccola taglia, alla marcita arrivano i grandi trampolieri. Maironi cenerini, guardabuoi e ibis sacri ne diventano i signori. Scandagliando il terreno melmoso con i loro sensibili becchi, trovano senza apparente difficoltà grossi e nutrienti lombrichi. Sono decine le specie di interesse europeo che trovano alimento nelle marcite. La marcita è una macchina naturale che per funzionare ha bisogno di uno straordinario equilibrio. Il velo d'acqua che la ricopre deve mantenersi in costante movimento. E dunque solo un terreno caratterizzato da una pendenza leggera ed omogenea evita ristagni che in breve ghiaccierebbero. Inoltre, dal lato opposto rispetto al canale di alimentazione, l'adacquatore, deve correrne uno drenante, il colatore, in modo che l'acqua così raccolta possa essere nuovamente impiegata per irrigare un campo più a valle. Un tale delicato sistema si ripete sino a che le acque non divengano troppo scarse o fredde. Quando la nevicata cessa, un timido sole fa la sua apparizione dietro le nuvole grigie, portando con sé una sorpresa. Nonostante il maltempo, alcune pecore hanno partorito. I piccoli e fragili agnelli sono quindi costretti ad affrontare, fin dal momento della nascita, le insidie che la vita è già pronta a riservare loro. Nell'eterno alternarsi delle stagioni, la primavera è alle porte. Ai prati verrà presto tolta l'acqua e fatto il primo taglio dell'anno. Il sistema delle marcite era un tempo ammirato e studiato nel mondo. Agronomi tedeschi, olandesi e americani elogiarono nell'Ottocento il foraggio di marcita lombardo. Con l'avvento della meccanizzazione e dell'agricoltura intensiva, quello che era stato elemento di ricchezza e sviluppo di queste campagne è quasi scomparso. A maggior ragione è urgente e necessario recuperare e valorizzare un metodo di coltivazione che può certamente avvalersi degli strumenti che il progresso offre, ma nel rispetto dell'antico rapporto di armonia con l'ambiente naturale e agricolo che stiamo rischiando di perdere.